In una recente intervista, l'ex conduttrice del Grande Fratello Daria Vignardi ha svelato un retroscena sul reality. Anche l'ultima edizione del Grande Fratello è ormai giunta al termine da circa un mese. Il pubblico di Canale 5 non vede l'ora di scoprire cosa si prospetta nella nuova che partirà a settembre, quali sono le novità all'orizzonte e chi saranno i protagonisti tra NIP e VIP. Ma al momento è ancora troppo presto per conoscere anticipazioni e i primi dettagli. Insomma, il reality condotto da Alfonso Signorini, nonostante passino gli anni, continua ad essere un grande successo e continua ad appassionare telespettatori su telespettatori. Di recente l'ex conduttrice della primissima edizione del Grande Fratello, Daria Vignardi, è stata ospite alla Volta Buona da Caterina Balivo su Rai 1. Qui ha ricordato il programma che l'ha vista alla conduzione nella primissima edizione, lasciandosi andare ad alcune rivelazioni e retroscena inediti. Grande Fratello, Daria Vignardi parla della prima edizione. Ecco che cosa ha raccontato Daria Vignardi alla Volta Buona da Caterina Balivo a proposito del GF. Il primo Grande Fratello è stato un grande affresco sociologico, ha cambiato il modo proprio di fare televisione. Lo guardavamo tutti, avrei preferito infatti forse vederlo dal divano. Lo facevo Tempi Moderni, che era il primo programma che ho scritto, un talk show che andava in onda al sabato pomeriggio su Italia 1, ed era un programma molto contemporaneo. Ai tempi il direttore di Canale 5 era Giorgio Gori, e pensò che per condurre il Grande Fratello ci voleva una giornalista esperta di cose di costume, di sociologia, e me lo propose. Ha poi continuato aggiungendo: all'epoca non ne sapevamo niente di questo programma, era andato in onda solo in Spagna, non avevamo idea di cosa ci trovavamo fra le mani e quindi accettai. Eugenio Scalfari scrisse che il Grande Fratello era il demonio, disse che i reality avrebbero distrutto la televisione, al che io dissi: irresistibile, devo farlo per forza.